Buongiorno, ciao ragazzi, faccio questo video di nuovo, dunque ultime novità, dunque calciomercato. Sembrerebbe che la Juve ha preso Perin, la Juve è vicinissima a Darmian anche, grandissimi colpi, si vince la Champions con questi colpi, dunque meno male che almeno Alexandro è vicinissimo al rinnovo fino al 2023, dunque almeno su quella fascia, almeno uno forte ce l'abbiamo, diciamo. Sono un po' un calciomercato un po' strano, diciamo, non si capisce, non sto capendo più niente veramente. Viene questo, va quello, va quell'altro. Non so che cazzo di strategia sta facendo la Juve, non ho capito ancora. Purtroppo che sono un po' in confusione totale, diciamo. Emre Can viene, sta arrivando, ma vediamo. È da novembre che deve venire. Dicono che questa settimana dovrebbe essere quella buona per firmare il contratto con la Juve. Stiamo a vedere. Ovedes se ne va allo Schalke. C'è questa telenovela Icardi Juventus, dunque Icardi Vandanara, dunque, ma come sembra l'Inter, ci servono questi 50 milioni per rifinanziare il fair play finanziario, dunque. E che ha fatto l'Inter? Ha chiamato la Juve, sentite, siete interessati a Icardi? Vabbè, sembra che la Juve sembra disposta a dire di sì. Beh, mandici il contratto e poi ne riparleremo. Soltanto che mo c'è il problema Gonzalo Higuaín guadagna 7 milioni e mezzo, non credo che va all'Inter, e se l'Inter sta dando via Icardi, sicuramente la Juve farà un'offerta di 70-80 milioni se veramente vogliono Icardi. Bisogna vedere come va a finire. Poi c'è questa telenovela anche di Milinkovic-Savic, Lotito vuole 110 milioni. La Juve ha offerto Piazza, Rugani e Sturaro più Conguaglio alla Lazio. No, ma vediamo. Questa sarà l'ultima offerta, penso, della Juve. Piano B sarà Pogba. E attenzione, un grande ritorno, quello del Guerriero, Arturo Vidal, che nelle ultime ore la Juve ci sta pensando di portarlo a casa. Se dovrebbe partire Higuaín. Se, diciamo sempre il se perché non si sa, perché Sarri non va al Chelsea, e allora vuol dire che Higuaín non andrà al Chelsea, come sembra. Sembra che al Chelsea va Blanc. C'è quella posizione ancora libera, il Real Madrid, che ancora non si sa chi va come allenatore. Si parla di Klopp, si parla di Nagelsmann. È un allenatore della Bundesliga, non mi ricordo anche chi allena adesso, non mi viene in mente dove sta, in quale squadra sta allenando in Bundesliga. E c'è Guti pure per il Real Madrid, che si parla, e attenzione anche a Massimiliano Allegri. Però vedendo il Real Madrid, che già con Capello, il gioco che faceva Capello non è piaciuto tanto. Sì, ha vinto la Liga, ma poi l'hanno mandato via. Non so se Allegri è adatto per il Real Madrid. Più che altro Klopp o quell'altro, Nagelsmann o Guti, forse uno della cantera, andranno a riferire quel posto. Se no, dunque, Martial pure penso che la Juve ha contattato, dunque. È un calciomercato un po' strano. Ma poi io dico, no, se devi, le entrate sono quelle, devi fare le uscite quanto le entrate, non penso che la Juve farà follie. Poi sì, vendendo i giocatori entreranno nelle casse sicuramente un po' di soldini, ma non credo che la Juve farà dei colpi eccezionali. Io penso che la Juve prenderà dei quei colpi che gli serviranno,
diciamo, i terzini servono, diciamo, a centrocampo. È arrivato Emre Can, forse qualcun altro come Pellegrini, pagano la clausola e se lo portano a casa. Grandi colpi, come si sente dire, come ho detto anch'io prima nel video, in questo video, dunque, che la Juve fa 60-80 milioni per un giocatore. Sì, l'ha fatto con Higuaín, però 2 volte 45, 2 volte la clausola che ha pagato 45 all'anno. Se dovrebbe uscire Higuaín per 70 milioni, poi magari ci potrei anche credere che fa un colpo, ma forse in attacco lo farà. Se tu levi Higuaín, devi per forza prendere un attaccante forte. Là si parla anche, come ho detto, Icardi e attenzione anche a Lewandowski in uscita del Bayern, però 31 e 30 non è che ci cambia tanto la vita, penso io, non è che cambia tanto la vita. Riguardo la difesa si parla di Romagnoli, dunque al posto di Benatia, dunque Romagnoli, dunque, ma vediamo al Milan come si mettono le cose, dunque. Sì, la Juve mette Lucani più conguaglio per Romagnoli. Bisogna vedere quanto pagano Benatia in uscita. Anche questo, c'è l'Arsenal e il Marsiglia che sono interessati. Dunque, adesso vediamo. Dunque, questi sono gli ultimi aggiornamenti di calciomercato. Finora, dunque, diciamo, Perin e Darmian sono i primi veri colpi. Prima ho scherzato, dunque. Chiaramente la Juve si deve mettere al posto di Buffon, deve mettere Perin come secondo, Darmian al posto di Lichtsteiner, dunque. E adesso dovrebbe arrivare anche Emre Can, dovrebbe questa settimana fare le visite mediche, dunque forse quello è il grande colpo che tutti attendono. Emre Can è il vero colpo della Juve, non penso che arriverà qualcun altro. Solo se vendiamo qualche giocatore che ci porta liquidità fresca, forse allora arriverà un grande giocatore. Prima penso di no. Arriveranno giocatori, diciamo, per completare la rosa più che altro, non per. Bisogna anche rispettare il financial fair play anche per la Juve, c'è le regole, non è che solo per l'Inter, che anche per la Juve hai incassato 81 e ne puoi spendere 81, di più no, e così è. Va bene ragazzi e amici, per il prossimo video vi saluto, vediamo se ci sono novità questa settimana, dunque alla prossima.